Eccoci qua, signori, con un nuovissimo video, ma è una cosa che in tantissimi mi avete chiesto. Ho perso un sacco di tempo, ma veramente un sacco, perché ho guardato un po' online quello che capitava, eccetera. Ma sto già parlando troppo, ragazzi. Io vi ricordo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale, ragazzi, è molto importante. E queste chicche ve le dico solo io, ve le regalo, così, su un piatto d'argento. Comunque, andiamo avanti. Ho smontato mezza macchina per poi arrivare a capire che fondamentalmente andava fatta leva come si deve e andava tirata. Come si deve? Che cosa? Di cosa sto parlando? Andiamo a vedere. Eh sì, ragazzi, aria condizionata automatica, ok? Adesso nel mio caso è la più full, quindi riscaldamento sedili, eccetera, eccetera. Solo che era una pre-restyling, quindi colorazione rossa. Allora, qual è il problema? È che sto facendo tutto un restyling a luci bianche, ok? Dopo l'MMI 2 Plus, eccetera, eccetera. Quindi per cui ho comprato quest'altro a luci bianche di una restyling e volevo cambiarlo. E iniziamo a pensare, devo tirare giù il cassettino, devo tirare giù qua, che come vedete ho fatto, ma comunque là dietro era veramente angusto come spazio per andare a lavorare. E di che qui ci stiamo capendo. Guardando quello usato che mi hanno fornito, ho visto che comunque un pochino di pressione a questi fornellini è stata applicata. Ok? Allora abbiamo detto, ma non è che va semplicemente tirato? E allora, ragazzi, con la noncuranza di Gesù Cristo, ho tirato giù lo sbrego pesantissimo qua sotto, però ce l'abbiamo fatta. Come? Inserendoli dentro le perne e tirando, e per di più utilizzando anche questa, vedete? Agganciandola da sotto e tirando con tutta la forza. Cioè, questo qua è su, ok? E io vado ad agganciarlo qui sotto, e tenendolo con forza tiro in avanti. E lei in automatico farà clap e si sgancerà, ok? Poi andiamo a staccare i connettori, gli attacchiamo l'altra e il gioco sarà fatto. Perché dico che questa è una cosa interessante? Perché molti di voi non ce l'hanno digitale, ce l'hanno ancora analogico vecchio. Quindi questo è un upgrade molto molto interessante per le vostre auto. E va a dare, diciamo, un tocco di modernizzazione al vostro veicolo. Quindi, ragazzi, per farvi capire meglio, adesso spero di non creare casini, disastri, avendo tutto staccato, ma cosa facciamo? In pratica andiamo a alimentare, così vi faccio vedere le due colorazioni differenti. In pratica, zanzara permettendo, accendiamo le luci e vedete. Questo è completamente rosso pre-restyling, come lui, che sarà l'ultimo da dover cambiare. Perché se vedete qua è già tutto bianco, e sportelli bianchi, insomma, ho già fatto un po' tutto bianco. Mi mancavano queste due parti qua, qui è già tutto bianco. Let's go, ve lo faccio vedere subito al volo. Ok, raga, eccolo qui, la bestia. Se proprio vedete, sono vintage, sono proprio vintage. Però che cambiare le leggini dentro, vedete, cambi anno di auto, capito? Andiamo ad attaccare questo nuovo. Allora, non mi metto così. Ok. E ora, oltre andiamo prima di ricastrarlo, che vedete che vedrete anche voi, molto complesso. Vi accendiamo la macchina. Vado in auto. E abbiamo tutti gli incidenti. Bene, ragazzi, l'abbiamo fatta. Come vedete ora è tutto bianco anche lì, ci mancherà questo qua su che già lo stiamo preparando. Mi sono arrivati, vedete, oggi questi qua, fatto fare, sto facendo fare per quelli. Raga, fa le stesse funzioni, qualsiasi raga, è che anche il volante sono bianchi, quindi abbiamo dovuto farli. Quindi che dire, raga, così, semplice, semplice, vi ho fatto questo mini video che spero aiuterà, ma so per certo che aiuterà tanti di voi. Che dire, iscrivetevi al canale, raga, per non perdere tutte queste chicche. Potrà aiutarvi con customizzare le vostre auto in totale autonomia, quindi no budget. Din 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 din, tanti soldini che rimangono in tasca a voi. E vi ricordo che lascio qua sotto tanti tanti link interessanti e sfruttateli, non perdete l'occasione. Alla prossima.